un progetto molto importante che ci tengo a sottolineare. Noi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, che aveva pianificato con Enel X l'installazione di colonnette di ricarica elettrica proprio nella direzione di una mobilità sostenibile. Noi abbiamo, diciamo così, preso in eredità questo progetto, lo abbiamo ampliato e adesso sono attive nel nostro territorio comunale, omogeneamente distribuite fra i quartieri appunto di San Giovanni Valdarno, 8 colonnette di ricarica elettrica. E è un'azione che poi si aggiunge a tutta una serie di azioni che stiamo mettendo in campo ormai dal nostro insediamento, proprio nella direzione appunto di rendere la città ambientalmente più sostenibile, quindi gli impegni nella realizzazione di nuove piste ciclabili, la piantumazione di nuove alberature che seguirà la realizzazione del progetto del Carbon Neutral che abbiamo vinto appunto in Regione Toscana. È un passaggio importante perché dà una risposta a quella che sarà una sfida dei prossimi anni. La mobilità elettrica rappresenterà un punto centrale nella qualità della vita anche di un piccolo paese come il nostro. Sicuramente un passo importante che si inquadra in un contesto più ampio di una serie di azioni che questa amministrazione sta portando avanti verso uno sviluppo sempre più sostenibile e verso la riduzione della nostra impronta sull'ambiente. Un piano integrato di interventi che va verso la riduzione della nostra produzione pro capite di CO2, incentivando delle forme di mobilità alternative all'uso del motore a scoppio. In questo senso sicuramente la dotazione di colonnine di ricarica elettrica verso l'uso di una mobilità diversa da quella dei combustibili fossili è sicuramente un passo importante. L'obiettivo è di coprire capillarmente tutto il territorio, ma soprattutto di inserirlo in questo network molto ampio territoriale del Valdarno, toscano e nazionale, del piano nazionale mobilità elettrica che vede Enel X impegnata nell'installazione di migliaia di infrastrutture. Noi siamo un interlocutore principale in questo caso sulla mobilità elettrica e siamo aperti a tutti coloro, pubblici o privati, aziende, supermercati, banche, enti privati che intendono attivarsi su questo fronte.